eccoci qua. Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con Gian Pietro, che è passato a trovarmi per vedere la nuova bestia, la nuova creazione. E questa roba è veramente micidiale. Al momento abbiamo solo puntato alcune staffettine così da riuscire a poterla muovere, sì, senza che caschi, però è ancora un po' tutto precoce. Però cosa ne pensi te di questa allora, roba? Vorrei stare serio, ma non ce la faccio. Ecco, è impossibile. Perché fa sorridere questa cosa. Sì, esatto. Che dire? Non so cosa dire, perché sinceramente... Esatto. Le aspettative, non sai se riuscivi, non si sa se... Cazzo, è qua da vedere. Sì, esatto. Lascia senza parole proprio, ecco, perché... C'è tante cose che sono da sistemare, però caspita, sono accoppiata davvero. L'unico difetto che ha, come avete notato, è che la ruota qui è leggermente più avanti rispetto all'arco della ruota, invece quella posteriore è perfettamente centrata. Possiamo vedere anche, abbiamo installato una portiera, e l'interno dell'abitacolo è abbastanza vivibile, si riesce a salire bene, il piantino non è troppo in mezzo, e se andiamo a chiudere la porta, qua il tecnico, una Porsche. Sì. Si chiude benissimo. Ma si chiude benissimo, veramente. Sì. Manca la guarnizione. Esatto, sì. Manca la guarnizione, che andrebbe a fargli proprio la tenuta, però la serratura si chiude bene. Quindi vuol dire che non siete formato troppo, ecco, magari leggermente un po', però veramente poca roba. Guarda qua che bellezza. Tanto lavoro da fare in questo video, però è qua. Cioè, guarda lì che bello. Qua dietro sono da mettere un po' di lamierina, un po' di staffe per irrigidirla. Soprattutto la parte qua dietro al momento è molto instabile. Ecco, allora vediamo che appunto sono scollegate le parti. Quindi c'è da fargli molte staffe lì. Le uniche che abbiamo fatto sono queste. Una, due e uguali anche dall'altra parte. Al momento è appoggiato sia quel pezzo lì sopra al cofano, sia il cofano stesso, anche lui appoggiato. Però ci siamo. Anche la musata dal davanti è bella centrale. Sì, sì, allora lì che bella. Non è che è caduta storta o è andata giù male. Bella centrata. Contate che il cofano adesso è appoggiato, i parafanghi non hanno la struttura. Quindi è leggermente storto il cofano per quello. Però molto, molto, molto bella. Veramente una figata. Non hai limiti, Oscar? No. Non hai limiti. L'unico limite, dopo i soldi ovviamente, è la fantasia. E in questo caso ci siamo sbizzarriti. Siamo sbizzarriti e abbiamo creato un nuovo mostro. No, dai, ci sarà da divertirsi un sacco con questo. Appena sarà pronta, poi, appena sarà solida, andremo a farci un girettino. Appunto te la farò guidare anche a te come l'altra volta. E sarà da guidare 1,46. L'unica cosa, c'è un po' poca visibilità. Un po' penalizzata quella, però per il resto davvero non vedo l'ora di guidarla. Sono molto gasato. C'è un po' di roba da saldare adesso, E di sgommarla. Ah, sgommarla soprattutto. Sì, sì, dai, prepariamo subito un differenziale saldato da mettergli su, almeno poi si fa subito a sgommare. Più avanti nelle serie poi andremo anche a cambiargli motore, andremo a fare un po' tutto. E andremo a fare, mi sa, un test col protossido anche su questo. Ah, sì, piccolino spoiler, protossido 2.0, quindi lo riproviamo sul diesel e vediamo un attimino di usarlo con criterio, con un po' di intelligenza. Dato che questo motore poi andremo a sostituirlo, come tutti i motori che andiamo a sostituire, li facciamo fuori e vediamo di fare un po' di esperienza in più. Secondo me stavolta andrà meglio. Interessante. Sì. Dai, andiamo dentro che iniziamo a saldare tutte le varie staffettine, tutti i vari cordoncini e... Dai, ti richiamerò quando è pronta, così almeno andiamo a farci due girate. Volentieri. Dai, andiamo dentro a saldare adesso. Abbiamo portato dentro il multiplone e adesso possiamo iniziare a saldare tutto. A fine di questo video spero di riuscire a saldare tutto quello che c'è da saldare per assicurarmi che la scocca del multiplone sia ben salda alla BMW. Così nei prossimi video inizieremo a rimontarlo, a riassemblarlo e iniziare poi avanti a collegare tutte le cose, a collegare i fanali, a collegare le frecce, a collegare tutto per farlo funzionare tutto al meglio. In questo video appunto andiamo a saldarlo, quindi qua vi presento il kit di attrezzatura che mi sono procurato per riuscire a fare questo tipo di lavoro. E adesso entriamo nei dettagli. Partiamo dal presupposto che tutta questa roba me la sono comprata io, nulla di questa roba è sponsorizzata, quindi preferisco comprarmi la roba senza doverla sponsorizzare, almeno se le cose fanno schifo lo posso dire senza alcun problema. Ci siamo procurati qua dell'angolare in ferro, poi delle lamiere in ferro, spessore 2, spessore 1,5,
Qua delle piattine sempre in ferro, spessore 3 mi sembra, larghe 3 cm, anche questo è di lato 3 cm. Poi qua abbiamo il nostro taglialamiera, questo me l'ha prestato Pietro il carrozziere, e questo si mette la lamiera qua all'interno, poi si tira in giù la leva e va a tagliare la lamiera. Fa dei tagli molto molto precisi, così da semplificare poi il taglio di queste lamiere senza sporcare troppo, che andranno utilizzate per la maggior parte qua dietro. Andremo a fare dei fogli qua di lamiera, anche dei fogli in questa zona, sia per quanto riguarda l'orizzontale sia per il verticale. Andremo a mettere delle lamiere anche lì, così da riuscire a soddisfare un po' tutti gli sforzi, sia quello in su e in giù, destra e sinistra, avanti e indietro, perché piuttosto metto tanti pezzi di lamiere sottili di posizioni diverse, una così, una così, una così, piuttosto magari che dei pezzi grossi però solo pochi, ecco. L'idea di base è di mettere tanti pezzi piccoli piuttosto che pochi pezzi molto grossi. Andando avanti qua con l'attrezzatura, abbiamo i nostri due macchitoni qua, i nostri due flessibili, spazzola per pulire la saldatura e qua appunto saldatrice. Per quanto riguarda la saldatrice, ho comprato questa, ne ho presa praticamente una a caso, saldatrice a filo continuo, vedete qua il filo, quindi è una MIG. Ho il filo animato, quindi di questo filo è ricoperto di un materiale che poi fondendosi protegge la saldatura. Difatti non abbiamo la bombola di gas. Qua dietro però, se vogliamo, troviamo l'attacco per il gas. In questo caso appunto filo animato. È una saldatrice abbastanza economica, stiamo parlando di 200 euro di saldatrice, nulla di che. Andiamo a collegare la spinetta qua. Eccola lì, iniziano. Prodotti cinesi, ricordiamo. Cavi molto corti, infatti questa non ci arriva, anche la massa, il cavo di massa è cortissimo. E, ecco, se lo pagate poco è perché hanno i cavi corti, ricordatevelo. Collegata la presa di corrente, qua dietro l'interruttore generale, andiamo a premere l'interruttore. Parte la ventolina, qua davanti ci sono tutte le lucine bling bling. E il bello di questa saldatrice è che possiamo gestire sia la tensione sia la corrente su due canali separati, però sono sincronizzati tra di loro, quindi se io vado a variare questo, vedete che varia anche l'altro. Questo tipo di lamiera sono abbastanza sottile, stiamo parlando di 1,2 mm, 1,5 mm, no, da 1 mm, 1,2 mm mi sembra, invece questa 3. Andremo a utilizzare più o meno, così mi sono trovato bene, ecco dai, 85 di ampere e 15 di volt. Questi sono i parametri che uso di solito per i tubi, 14 volt e 70 ampere, e invece per le piastre più spesse 150 ampere e 18 volt. È impostata su corrente alternata 220 volt, che è quella di rete, e qua abbiamo il filo flussato diametro 1, che è quello che abbiamo nella torcia. Ora non ci resta che preparare le varie superfici per poi andarle a saldare. Però quali superfici andiamo a saldare? Le zone che andremo a saldare sono principalmente 6. Sono questo piantino, quello, quello lì e gli altri 3 dall'altra parte. Perché sono gli unici punti dove il tetto e tutta la parte più pesante della multiplone scarica poi sulla BMW. Qua ho già fatto queste piastre che mi servivano per avere, diciamo, una base di partenza. E se vedete un po' la saldatura qua, è stata fatta con quella saldatrice economica, a parte questa bagolata di merda. Però si riesce a saldare abbastanza bene. Riesce a saldare bene anche se è economica. Ecco, questa qua è già molto più bella come saldatura rispetto alle altre. Guarda qui che bella, omogenea. E anche qua abbiamo un esempio di saldatura. È un po' sbagola, ma comunque stiamo parlando di una saldatrice super economica e un filo altrettanto economico, quindi nulla di che. Però si riesce a saldare ed è molto solida come saldatura così. Per quanto riguarda queste piattine, nella parte sopra siamo a posto. Tutta la struttura sotto qua andremo a saldarla dopo, quando sarà tutto saldato bene e potremo alzarla. Ovviamente sul ponte andremo ad alzare questo, che è quello BMW, e non l'alzeremo da qua, che è solo la multipla. Per quanto riguarda appunto i 3 piantini da questo lato, andremo a fare in questo modo. Qua andiamo a saldargli un angolare lungo 30 cm, che parte appunto da questa zona qua, angolo, e arriva fino a qua dietro. Praticamente è tutto sto pezzo. Dall'altra parte uguale, poi andremo a mettere lo stesso angolare anche in questa zona, cerchiamo di metterlo qua così e andiamo a tagliare un po' di BMW qua. Per quanto riguarda la parte qua posteriore, lo saldiamo qua, tutto qua attorno, così abbiamo un buon punto di appoggio. Dopo probabilmente nella parte dietro, qui andiamo a mettere tutte le nostre belle lamiere che andremo a tappare, e qua invece, nella parte qui,
vediamo di mettergli un po' di lamiera anche in questa zona. Però voglio metterle abbastanza interne, o magari anche da sotto, vedete la ruota, da sotto, perché questo profilo qua non deve essere toccato, perché qui poi si va su tutta la guarnizione. Quindi va bene saldare qua all'interno, ma non da saldare su questo profilo. Difatti qua non voglio unire questo con questo, perché qui c'è la guarnizione. Quindi questo pezzo qua, no. Piuttosto saldo là in fondo. Raga, ho parlato davvero un sacco. C'è tantissima roba da saldare. Qua l'attrezzatura ve la conoscete anche voi. Il multiplone lo conoscete. La BMW è quella sotto. Siamo pronti per iniziare a saldare. Ce n'è davvero tanto da saldare. Perché seppur la MIG è più veloce di una saldatrice TIG, però comunque ci vuole il suo tempo. Bisogna sempre stare attenti. Dopo almeno una decina di ore di lavoro e di saldatura, finalmente siamo riusciti ad avere un buon quadro generale. Ora la scocca, personalmente, è ben salda alla scocca sotto della BMW. Rimangono molte parti aperte nella zona sotto, quelle poi andremo sul banco e andremo a saldarle da sotto con delle lamiere fatte su misura. Però le parti strutturali secondo me sono fissate. Abbiamo creato 6 supporti principali, quindi 3 per ogni lato, in prossimità appunto di questi montanti, uno qua e uno qua dietro. E dopo nella parte del baule abbiamo fatto altre piastre di rinforzo. E ho montato anche il portellone. Qua abbiamo il nostro gancino, quello della multipla, che dopo vediamo dove fissare, che serve per aprire il portellone. Andiamo ad aprirlo. Ok, ora abbiamo aperto il portellone del multiplone. E direi che inizia a prendere forma. Andiamo ad aprirla. Eccolo qua, guarda che bello. Qua ci sono tutte le nostre belle piastre di rinforzo. In questa zona, tutto lì a fianco, questa, quella lì sopra. E anche da questa parte, lì dietro, lì sopra e questo angolare. E qua abbiamo il tubo per fare il rifornimento. E ho avuto una fortuna pazzesca a trovare questo tubo qua di gomma, che è angolato giusto giusto, per la parte di troppo pieno. Ovvero quando noi apriamo qua, se noi non centriamo il buco là in fondo, ma il carburante va qui, poi va giù di qui e va giù comunque nel serbatoio. Carburante andremo a farlo da questo bocchettone, appunto, perché qua purtroppo non si riusciva. L'abbiamo fissato in questa zona, staffettina lì, e poi qua sotto, si vedrà poco, questo è il tubo originale, che non fa nessuna piega strana, quindi ci sta alla grande. Tutte le lamiere che abbiamo saldato poi sono state ricoperte di zinco spray, tutte quelle lì, tutte quelle anche sotto, e anche tutte queste,
zinco spray su tutte. Qua abbiamo fatto direttamente delle saldature senza le piastre. Qua tutte saldature, qua tutto zinco. Abbiamo messo questi angolari in questa zona che è molto 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 resistente adesso. E anche in questa zona qua sopra, come ho fatto vedere, guarda lì che bello, i nostri belli angolari super resistenti da tutte e due le parti, ovviamente. Guarda lì che bello. E anche qua super resistente. E adesso raga, andiamo a fare una prova, andiamo a fare un test. Vediamo di scaldare il motore, facciamo un burnout, così da vedere se la scocca si muove, se flette o se regge. Però secondo me ci siamo. Dai, chiudiamo il portellons. Guarda qua, si chiude come se fosse originale. Perfetto proprio. Buono, andiamo a fare un piccolo burnout e vediamo un po' come si comporta. Allora, sarò sincero, il telaio del multiplone non flette rispetto a quello della BMW, sembra molto solido, però prima di riuscire a fare un buon burnout dobbiamo fare tantissime modifiche. Una modifica principale che dovremo andare a fare sarà saldare il differenziale, perché col differenziale aperto, come vedete, si gomma sempre una ruota sola e questa cosa è odiosa. Quindi saldare il differenziale, fare lo scarico completo, perché lo scarico che finisce lì dietro fa entrare tutto il fumo del gas di scarico all'interno dell'abitacolo e si muore. Una volta sistemate queste due cose, dovrò andare a fare le varie lamiere che coprono i passaruota, perché il fumo delle gomme entra tutto nell'abitacolo. Non abbiamo abbastanza copertura sopra le ruote, quindi c'è ancora da lavorare prima di fare burnout, però siamo già a buon punto. L'auto sembra molto simile rispetto all'inizio del video, sembra che ho fatto poco, però in realtà ho fatto molto irrigidimento strutturale, quindi adesso è pronta per essere mossa. Prima di poterla guidare in giro, ovviamente, bisogna iniziare a montare tutti i componenti. Quindi nel prossimo video andremo a montare tutto il resto. Qua abbiamo montato già il portellone e andiamo a chiuderlo. Guarda lì, si chiude che è un gioiello. Quindi portellone siamo a posto, mancheranno da fare tutti i collegamenti elettrici, quelli andiamo a farli tutti assieme più avanti. Quindi la spia che dice che il portellone è aperto, le luci della targa, i fanali posteriori, i fanali anteriori, tutta la parte elettrica, anche se è quella più interessante, che mi piace di più, verrà fatta tutta più avanti, quasi per ultima penso. In questo video abbiamo saldato bene la scocca e prossimo video, boh, vediamo un po' cosa fare nel prossimo video. Probabilmente iniziamo a rimontarla, o se no facciamo la musata, dato che manca. Boh, c'è tanta roba da fare ancora e questa serie durerà ancora un pochettino prima di poterla provare, però sono gasatissimo davvero e spero che lo siate anche voi. Lasciate un like qua sotto se vi è piaciuto questo video e raga, commentate cosa ne pensate di tutta questa esperienza. A livello tecnico-teorico, sì, si potevano fare meglio saldature, si poteva fare delle staffe in più, si poteva irrigidire, si poteva fare un roll bar, si potevano fare tante cose. Però vi garantisco che è un lavoro lunghissimo e quello che ho fatto io adesso è il minimo indispensabile per poter tenere unite le due scocche. Iscrivetevi al canale per continuare a seguire questa serie e tutte le altre serie, dato che tra un po' torneremo in pista con l'E46 Turbo, dato che dobbiamo allenarci per il campionato italiano di drifting e la prossima tappa sarà l'1 e il 2 giugno a Chignolo Po. C'è ancora qualcosina da sistemare per la BMW da drift. Ci vediamo al prossimo video allora. Ciao a tutti ragazzi! Eccoci qua!